Ci siamo. The Queen is back. The Queen is back. E sì. Andiamo a vedere le news. Dove viene annunciato ovviamente il Lost Chapter per quanto riguarda la nostra regina. Eccola qui. Artemisia ritorna all'interno del gioco di Dissidia Opera Omnia con il suo Lost Chapter e di conseguenza torna con la sua arma limited. Arma limited che ovviamente sarà possibile ottenere tramite i pull che andremo a fare adesso. Ma un'arma LD, e uno potrebbe chiedersi cosa potrebbe dare l'arma LD, quindi limited, nei confronti della Queen da renderla ancora più forte. Ebbene, il fatto di poter cominciare subito l'avventura, o per meglio dire subito la run, la sfida, con tutti gli stack di Maleficium attivo. E noi sappiamo benissimo che gli stack di Maleficium, per quanto riguarda Artemisia, incrementano il suo attacco, la sua max bravery, ma soprattutto permettono di attivare subito la versione plus dei suoi attacchi. Quindi già un grandissimo miglioramento all'interno del suo personaggio. Poi per il resto non credo abbia bisogno di altro, specialmente perché lei comunque possiede free skill, possiede free turn, ha una ex decisamente forte, quindi non credo avesse bisogno di altro. Una 35 CP che fa già danno 100% AOE, quindi già stiamo parlando di un personaggio che di per sé è forte, di per sé ha già un kit. Le bastava semplicemente questo, partire al massimo della sua potenza, e l'LD non fa altro che questo, senza farci sprecare altre skill o senza farci aspettare che lei dovesse accumulare appunto questi stack di Maleficium. Tra l'altro l'attacco che riceve con la sua arma LD si chiama Shockwave Pulsar, che è uno degli attacchi che mancava al set di Artemisia, col quale si presenta anche all'interno di Final Fantasy VIII, che viene rappresentato da 8 hit magiche AOE Brave più HP, dove il danno viene diviso equamente a tutti quanti gli avversari, quindi non è un 100% AOE, ma è un attacco diviso a tutti quanti, e permette addirittura il 200% di Brave Stolen per quanto riguarda questo attacco per un massimale del suo overflow. Quindi immaginate quanto effettivamente possa diventare forte questo attacco, perché consente comunque un 200% del massimale dell'overflow, quindi tanta roba. Successivamente garantisce subito 5 stack di Maleficium a se stessa e garantisce anche un nuovo buff unico che si chiama Sorceress Impedance, che permette un Brave Regen continuo, che a lei comunque serve tantissimo per prolungarle i suoi HP Plus, o HP Plus Plus in questo caso, e poi successivamente, grazie a questo buff, permette di avere un overflow aumentato per quanto riguarda il Brave che riesce a rubare al proprio avversario. Quindi anche con gli attacchi X, con gli attacchi 35 CP e con tutti gli attacchi che ovviamente lei effettua, anche la 15 CP stessa che diventa AOE con i 5 stack di Maleficium, le permette di raggiungere danni decisamente più alti. E non scordiamoci che è presente anche la sua character board, quindi adesso sarà presente anche la sua character board e sarà presente la possibilità di farla forte fin da subito. Infatti non vedo l'ora di pullare, perché per lei ovviamente vado a pullare le gemme, c'è poco da fare, non si incombe in errori a pullare su Artemisia. Tra l'altro abbiamo la possibilità anche di ottenere la nuova EX Plus di Pain, dove io ovviamente non ho nulla di Pain. Spero in realtà di ottenere solo la LD il più velocemente possibile e chiudere questo banner. Non mi interessa neanche la burst di Shantotto o Squall come sinergico in questo evento, e posso tranquillamente utilizzare Squall, quindi come burst già io sono messo abbastanza bene, quindi non ho bisogno di trovare anche Shantotto, anche perché di Shantotto non ho niente, quindi trovare la burst di Shantotto per me significherebbe prendere e venderla così com'è per accumulare token per poi aspettarne un'altra di burst.
Il banner ve l'ho fatto vedere, la notizia ve l'ho fatta vedere, non penso che ci sia altro da dire, soltanto che Fain ha ricevuto la sua arma EX Plus, cosa che a noi sinceramente da un lato non interessa, o almeno a me personalmente non interessa, perché come vi stavo dicendo prima andremo direttamente di gemme, assolutamente, qui non c'è nulla che possa reggere il confronto. Sono addirittura disposto ad andare al PD per quanto riguarda la LD di Artemisia, quindi rendiamoci conto a che personaggio stiamo andando incontro. Tutto qua. Per quanto riguarda il resto, io ovviamente vi auguro una buona visione per quanto riguarda le pool. Spero, ripeto, spero di ottenere la LD il più velocemente possibile e non sprecare tante gemme, perché a fine mese deve arrivare Kaish come personaggio. E sinceramente voglio vedere effettivamente che cosa è in grado di fare e voglio arrivarci un minimo preparato. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona visione con le pull e ci vediamo dopo. Ottimo, a 100 PT token abbiamo ottenuto la LD. Ottimo, ottimo, 100 PT token e abbiamo ottenuto la LD. Non devo cercare altro da questo banner, sono assolutamente soddisfatto. Mi è venuto un colpo appena ho visto quella orbo dorata, perché ero convinto fosse fosse in realtà una, come dire, una ex, poteva essere benissimo una qualsiasi ex. L'orbo dorato ormai sul gioco rappresenta la ex, mentre invece fortunatamente
è stata la LD di Artemisia, l'unica cosa che cercavo da questo banner. Quindi adesso posso ritenermi soddisfatto, posso tranquillamente andarmela a maxare e poi successivamente vedremo quello che succederà all'interno del gioco, all'interno della Chaos, all'interno della Challenge, all'interno di tutto quello che volete, anche perché la Challenge per me a questo punto potrebbe anche non potersi fare, perché non ho trovato la ex di Pain. Volevo approfittare appunto di questo banner per tentare di trovare anche la ex di Pain, perché ripeto, non pensavo mi uscisse la LD così facilmente, quindi non credevo di farcela così facilmente. Magari butto qualche ticket in futuro, magari per conto mio, così off camera, giusto per vedere se riesco ad ottenere la ex di Pain. Ma qualora non la dovessi ottenere, in realtà non me ne frega più di tanto. A me l'obiettivo principale era la nuova LD di Artemisia. Anzi, andiamocela a maxare insieme. Tanto le Power Stone ne ho un'infinità, dato tutti i pull che ho dovuto fare per quel maledetto di Garland. Eccola qui, andiamola anche a bloccare, perché penso sia quindi maxiamola. Eccola qui. E adesso abbiamo anche noi la nostra Limited su Artemisia. Andiamo a sistemare le abilità su Artemisia, così inizierò già subito a farmargli l'ultima Mastery che gli mancava, a dire la verità, perché mi mancavano un paio di punti su Brothers, se non ricordo male. Quindi li faccio subito, in modo tale da evitare problemi. E poi ovviamente andiamo a sistemare un attimo le skill. Innanzitutto dobbiamo equipaggiare ovviamente l'abilità, perché eccola qui, che costa 0 CP. Vi ricordo che tutte le abilità limited costano 0 CP, quindi non c'è assolutamente nessun, diciamo, nessun costo eccessivo per quanto riguarda le sue abilità. E poi dopodiché andiamogliela a segnare. Allora, e mettiamo 15, 35, limited, e poi X è la sua 65, dato che comunque l'X si carica sì velocemente quando effettua le combo dei vari attacchi, però inizialmente mi conviene avere la limited subito nel primo menu anziché nel secondo, per diciamo facilitare un po' le cose, anche se in realtà lei funziona molto bene con la sua combo di rotazione dopo l'X. Quindi in realtà potrei anche mettere l'ex in prima finestra. Questa è una cosa che andrò a vedere man mano che la riutilizzerò, perché Artemisia la so usare, me la ricordo la rotazione, però voglio vedere come cambia effettivamente con questa LD. E un'altra cosa che andremo a fare successivamente, perché non so se effettivamente ci arrivo con i punti, credo di sì, anzi andiamo a vedere subito, è maxare anche la sua character board. Ora non ricordo quanti punti ho, 9000, ok, quindi ci arriviamo. E poi con la scusa andrò ad attivare anche il mio Mog Pass, così praticamente attivandolo adesso sono sicuro di arrivare tranquillamente al mese successivo, specialmente per quanto riguarderà la Summon, così potrò farmi la Summon con il Mog Pass attivo. Quindi andiamo ad utilizzare questi punti su Artemisia. E sblocchiamo tutto quello che c'è da sbloccare. Dopo vi faccio vedere anche gli artefatti che possiedo, anche perché altri 5000 punti li andremo a prendere completando appunto il Lost Chapter di Artemisia. Come potete vedere, tutte le maggiorazioni per quanto riguarda i suoi attacchi, per quanto riguarda la sua ex, per quanto riguarda tutto, la renderanno sicuramente
anzi non la renderanno, la miglioreranno, in quanto lei è la regina, la nostra la regina del Jap, la Queen, quindi non penso che bisogna aggiungere altro nei suoi confronti. Perfetto. E abbiamo completato anche la board, la character board di Artemisia. Quindi, perfetto. Adesso che abbiamo fatto anche questo piccolo step, andiamo a dare tutte le abilità ad Artemisia. Ecco qua, 540 su 560 addirittura come capienza di... E andiamo a sistemare gli artefatti perché me li avrà cambiati sicuramente. Io la faccio girare con 108 330 e poi 108 è il suo, la sua CS50 che gli aumenta max bravery attacco quando Maleficium diciamo è attivo su di lei, quindi soprattutto con questa LD credo possa avere una maggiore possibilità di potenza, no? E poi ovviamente tutto il resto, le sue caratteristiche sono eccezionali. Le devo andare a completare gli ultimi punti su Brothers per quanto riguarda le mastery, ma questa è una cosa che si può fare in pochissimo tempo. Quindi io spero che le vostre pull possano essere fortunate, spero che voi possiate ottenere quello che vogliate all'interno di questo banner. Io ringrazio al solito tutti quanti voi per aver visto il video e ovviamente ci vediamo su Twitch in live questa sera e tutte le altre sere successive.